Ciao! Sono fiero di iniziare il terzo Monty Hall con una selezione di fumetti e merchandise tra tutto quello che ho accumulato durante la mia visita a Torino Comics domenica scorsa, 6 giorni fa. E quindi, siccome ho preso così di cartacce, ho dovuto ridurre perché altrimenti faccio un video di un'ora. Già mi dicono che sono palloso quando lo faccio da 10 minuti, quindi figuriamoci se è a lungo. Allora, boh, concentriamo tutto in pochi titoli, cercando di seguire un filo conduttore. E quindi in questo caso si tratta del heavy metal, perché prima scelta. Allora, Diabolus in musica, dietro sottotitolo 100% fottuto rock and roll. Il fumettone qui è un bianco e nero in grande formato, scritto da Enzo Rizzi, e ne avevo beccato qualche assaggio su Rock Hard, tavola principale, una o due pagine per volta, mi sembra solo una, qualche volta forse due. Il fumetto è fondamentalmente un ripercorrere la storia del rock e del metal in forma visuale, tramite questo personaggio che sarebbe Heavy Bone, una sorta di super metallaro cattivissimo. Comunque, adesso non so se qui sono riusciti a tracciarne anche una seconda versione con uno straccio di trama, però il fumetto, se non altro, è bello. Per 5 euro lo prendi, dai. Poi, passando subito 2 volumoni della Free Books, anche questi in mega offerta, House of Horrors e Dominatrix. Che cosa hanno in comune questi due fumetti? Che sono entrambi scritti da Gene Simmons, che oltre ad essere il frontman, membro fondatore, manager dei Kiss, nonché cantante solista, per conto suo ha fatto anche 2 album, abbastanza brutti. Ha anche scritto dei fumetti nella sua vita e finalmente qualcuno, anche se sono già di 4 anni fa, li hanno tradotti anche in italiano. La Free Books di Perugia ce l'ha fatta. E uno è una storia horror, 4 volumi, 4 comics raccolti poi in volume in Italia. E l'altro invece è molto più interessante perché tratta di questa super dominatrice spaziale che, boh, a me ricorda la diva del tubo. Però lei non li legge i fumetti, quindi non glielo posso nemmeno dire. Cioè, glielo posso dire, ma magari non ci crede. In terzo luogo, sempre parlando di Gene, abbiamo, altrimenti detto The Demon, ho recuperato in una delle tante bancarelle che vendono merchandise dedicato a personaggi reali o di fantasia del mondo di rock, metal, fumetti, libri, film, fantascienza, eccetera, eccetera, tutto ciò che è collectible. Il suo mini bust, mini bustino, il busto da esposizione, fondamentalmente facile che dietro c'è la rassegna degli altri tre insieme al suo, quindi se erano quattro, io ho comprato solo questo. Statuetta collezionabile della Todd McFarlane Productions. Divisione statuette, che all'inizio era nata come McFarlane Toys, facevano giocattoli dei personaggi della sua linea di fumetti, Spawn e Company. Invece poi si sono convertiti verso una produzione di maggior qualità. Con questi oggetti, direi che con questi oggetti hanno raggiunto una qualità molto alta per il prezzo relativamente basso che producono. Che applicano poi ai medesimi. E boh, vedo se riesco a farvi allungare un po' di dettaglio senza prendere ecco, così forse. Tac. Insomma, lo aggiungerò nella mia vetrinetta insieme a tutte le altre carabattole. Questo non lo. Questo è un acquisto vecchio, però è sempre Gene Simmons con il basso, versione primissima classica, non ancora la X-Bass, quella forma di ascia e il basso normale. Il pupazzetto era corredato di ampli e testata, tac, e candelabro a 7 bracci acceso.
che adoperavano sul palco anche, quindi è una riproduzione pressoché fedelissima del personaggio della prima incarnazione. Questo poveraccio ne ha viste di tutti i colori, non l'uomo, il pupazzetto, perché io me l'ero piazzato, incollato sul cruscotto del mio vecchissimo, bruttissimo, marcissimo furgone di cui mi sono liberato dopo 9 anni e avevo tutta la mia fila di pupazzetti lì davanti. E questo ha preso un sacco di sole, quindi è diventato ancora più pallido del previsto. Già c'ha il kabuki make-up in faccia. Per fortuna il bianco non può diventare più bianco, al massimo sbiadisce un po', però avrei dovuto trattarlo meglio. E adesso non ne faccio più queste stupidaggini. Io con le prime statuette aprivo la scatola, buttavo via tutta la confezione e me le piazzavo lì. Adesso invece sono diventato un fanatic, e me le tengo nelle scatole in modo da non rovinarle, con la speranza un giorno di poterle, quando avrò bisogno di soldi e sarò vecchio decrepito, di potermi pagare la casa di cura vendendo le mie carabattole. Che cos'altro ho trovato? Allora, dunque, un piccolo blocco di caro vecchio Dylan Dog. Numeri vecchi, perché adesso siamo già quasi al 300. Qui abbiamo tra l'84 e il 130, 6-7 numeri. Il più interessante in copertina, La Morte Rossa, quindi ispirato penso a Edgar Allan Poe, al suo racconto breve. E l'altra cosa che posso notare, La Rivolta delle Macchine, che invece parlando probabilmente di macchinari che prendono vita e sono invariabilmente malvagi, odiano l'uomo e cercano di ucciderlo, credo che sia un trademark specifico di Stephen King. È lui quello che ha introdotto su vasta scala questa particolare tipologia di storie horror e continuerà a farlo, penso. Veloce, veloce, cavolo, oggi sono rapidissimo e questo dovrebbe far piacere a quelli che mi dicono sei pallosissimo. Ebbene sì, e a me piace farvi due palle così. Quindi, Dead Man Tell No Tales, gli uomini morti non vanno in giro a raccontare storie. Fumetto è uno dei miei generi preferiti in assoluto, perché Weird Pirate. Pirati in salsa fanta horror, quindi weird per si intende bizzarro, come le vecchie storie di Weird Tales. Abbiamo non morti spiriti come la riproposizione Disney dei pirati. I Pirati dei Caraibi inserisce nel contesto i non morti, e qui cavalcando il successo del filone sono arrivati anche i fumetti, e quindi Arcana Comics originale, sempre Free Books in italiano. Questo spero di riuscire a leggerlo in tempi brevi, perché datemi pile che salgono invece di scendere, non so mai quando, dopo che ho comprato una cosa, quando riuscirò a fruirne per davvero. Poi, ultimissimo, Grendel, la vendetta del demone, che era già uscito in un lontano passato sotto altre forme. Creatura fumettara storica di Wagner, non il compositore, ma il fumettaro americano, che originariamente disegnava e scriveva. Qui in questo volume è solo autore, i disegni sono di Dave Pounderbross. È un personaggio atipico perché ha una sorta di dinastia, una sorta di assassino a pagamento, però è stato preso di petto in svariate miniserie da angolazioni diverse, quindi c'è stata anche una Grendel donna. Grendel, non stiamo parlando del personaggio che fa parte dell'epopea incompleta di Beowulf, è stato preso soltanto il nome. Quindi no, la letteratura inglese medievale c'entra poco o nulla. Questo è tutto, e bene, sono riuscito a fare anche il Monty Hall 3, e vedremo che cosa riuscirò a infilare nel quarto episodio, perché io conto di continuare a farli anche se non li guarda nessuno.
perché piacciono a me, quindi se non altro faccio un po' d'ordine mentale, tutto quello che riesco a mettere nel mucchio. Finisco qui e vi saluto, anche perché devo andare a fare la spesa, questa volta quella normale. Boh, ci vediamo al prossimo video! Ciao!